Buonasera amici di Radio Jeans, siamo qui in compagnia di Luca di Dufresne e Davide. Davide. Il vostro gruppo? Il nostro gruppo è Scandu Fresno, nasce nel 2003 a Vicenza, 4, non mi ricordo più. E siamo un gruppo post-hardcore, 3 album e 300 e passo concerti all'attivo da Vicenza. Wow, bene, bene. Come vi siete trovati a Bardineto? Subito quando avete sentito venite a Bardineto, cosa ne avete pensato? Le prime impressioni e poi le impressioni a caldo. Io avevo già sentito parlare di questo festival. E il nostro agente, che è a Virus Concerti, che ci cura le date, i live, ci ha detto, guardate, ci ha anticipato che sarà un posto particolare, in mezzo alle montagne, un bel giro di gente, un bel giro di giovani, ragazzi che cercano di fare qualcosa di nuovo. Quindi ce ne avevano parlato già bene, quindi non è che siamo arrivati a Bardineto e detto, mio Dio, no, ce ne avevano già parlato molto bene. Quindi vuol dire che nel passato credo che sia stato fatto un ottimo lavoro. Sì, è la 10ª edizione, ogni anno si ingrandisce sempre di più e poi, come potete vedere, la prima serata c'era già un mucchio di gente. Certo. Impressioni a caldo, subito appena scesi dal palco, così? Ti dico, ormai siamo un po' vecchietti anche noi, no? Nel senso che ci siamo divertiti molto, abbiamo visto che abbiamo fatto un po' di pezzi un po' più tranquilli rispetto al nostro repertorio, perché perché comunque il bassista nostro ha avuto degli impegni e purtroppo per un casino non è riuscito a venire, è la prima volta che succede una cosa del genere. Ha sostituito il nostro bassista, il chitarrista dei The Rozzer, che è di Vicenza a sua volta, che è un'altra band di Vicenza. Quindi abbiamo fatto dei pezzi, una scaletta un po' particolare, però abbiamo visto che ha risposto molto bene, siamo contenti. Bene, bene. Siamo ora invecchiati noi, siamo un po' stanchi, siamo un po'... Beh, ma non si è notato, comunque avete davvero dato un mucchio di energia e cosa. Il gruppo di prima mi ha detto cambieremo nome per ritornare il prossimo anno, perché come sapete purtroppo si può venire una sola volta. Cambiatelo anche voi, giusto invece che secondo me ci siano band nuove, è giusto che ci siano volti nuovi, è giusto dare spazio a gruppi nuovi. Io sono di questa parte. Bene, bene. Rimarrete allora dei nostri le prossime serate per ascoltare oppure purtroppo? Purtroppo dovremo ritornare perché c'è chi comincia a lavorare, c'è chi inizia le vacanze adesso. Veniamo da un periodo un po' particolare come band, quindi ci stiamo un attimo riunendo ora per capire cosa fare da questo tour, insomma. E quindi non riusciremo a rimanere qui fino agli altri giorni, purtroppo, anche se ci piacerebbe molto. Allora noi vi salutiamo, grazie mille per la vostra disponibilità e alla prossima. Ciao ragazzi. Grazie mille a voi, ciao, grazie.